Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 12 giugno. 12 giugno, un anno fa, scompariva Silvio Berlusconi, il presidente, il nostro presidente. C'è solo un presidente. Proprio dedicandolo a lui, io e Peppe Di Stefano abbiamo scritto quelle pagine sulla sua vita di imprenditore, imprenditore televisivo, sulla sua vita di splendido appassionato di calcio, di grande presidente visionario, illuminato presidente del Milan. E quindi oggi più che mai voglio ricordare e abbracciare ancora il nostro presidente, quella figura che ci ha accompagnato per 31 anni inarrivabili, che il tifoso del Milan ha potuto gustare sapendo che a quei livelli non sarebbe forse mai più arrivato. C'è solo il presidente e la sua storia. Prendete il libro, ma non per mia personale soddisfazione, ma proprio per trascorrere con lui, ancora con Silvio Berlusconi, qualche ora ricca di curiosità, di emozioni. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. E non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri ormai è storia. Domani sarà ancora, come tutti i domani, un mistero. Oggi è un meraviglioso dono. Un dono che io passo partendo questa mattina per Parigi, perché finalmente, oggi 12 giugno, dopo tanto tempo e tanti problemi, finalmente può debuttare un cavallo, il mio cavallo, un bel cavallo, al quale ho dato il nome e non ho mai cambiato, e non ho mai avuto la tentazione di cambiare, di Pioli Is On Fire. E Pioli Is On Fire è la canzone che ci ha accompagnato nel cammino che ci ha portato a vincere 2 anni fa un meraviglioso, indimenticabile, emozionantissimo scudetto. Allora ho deciso che il mio cavallo si sarebbe chiamato Pioli Is On Fire, e speriamo che oggi corra bene a Compiègne. È una corsa tutta per debuttanti, e speriamo. Ma non siamo qui per parlare del mio cavallo, ma per parlare di Milan, ma per parlare di voi, per parlare di noi, perché anch'io rinnovo ogni anno l'abbonamento. Un abbonamento ce l'ho da tanti anni e continuo ad avere l'abbonamento al mio Milan. È dal 63-64 che sono abbonato al Milan. Prima ovviamente non pagavo l'abbonamento perché ero piccolo e andavo con mio padre. Poi ho iniziato, anche mio padre mi pagava l'abbonamento, sempre Tribuna Centrale si chiamava una volta, adesso si chiama Tribuna Rossa. Tribuna Centrale, settore D si chiamava una volta, e mi ricordo ancora i numeri: 2052-2054. Per anni settore D, 2052-2054, con le panchette che si alzavano e si abbassavano secondo il tempo, ed era sopra la panchina dell'allenatore, oggi come se fossimo oggi a San Siro, sopra la panchina dell'allenatore avversario, per farvi capire, leggermente spostato rispetto al centrocampo verso la curva di sinistra. E oggi è una giornata importante perché a mezzogiorno inizia finalmente la campagna abbonamenti, e vi do delle notizie perché a me piace dare notizie. Allora cominciamo. Prima di parlare di prezzi, com'è la situazione? Fase 1, prelazione, conferma del posto. Dal 12 giugno ore 12 al 26 giugno a mezzanotte. L'abbonato 23-24, cioè dell'anno scorso, della scorsa stagione, potrà confermare il proprio posto. Dal 12 giugno al 26 giugno. Poi, fase 1, prelazione, cambio di posto. Dal 28 giugno per 2 giorni, dalle 12 a mezzanotte del 30 giugno, l'abbonato della scorsa stagione
potrà confermare il proprio posto, se ancora disponibile, oppure cambiare posto settore tra quelli disponibili alla vendita, cioè in quei due giorni si potrà cambiare il posto. Poi c'è la fase waiting list, dal 1 luglio al 3 luglio, gli iscritti alla waiting list della scorsa campagna abbonamenti, non sapevo che ci fosse una waiting list, accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato. Dal 5 luglio, fase di vendita libera. Ma adesso andiamo a vedere i prezzi. Non ci sono tutti, però siamo in grado di darvi i prezzi. Listino prezzi. Primo anello blu. Non ci sono tutti, ci sono... Adesso vi legge, sentite quelli che vi dico. Primo anello blu, cioè dietro la porta sotto la blu, 450 euro. Secondo anello blu, la curva, 310 euro. Primo anello verde, 450 euro come il primo anello blu. Secondo anello verde, 300 euro. Secondo anello blu 310, secondo anello verde 300. Secondo rosso centrale 700 euro, secondo rosso laterale 660 euro, terzo rosso centrale 300 euro. Contrariamente a quanto si è letto da qualche parte, non c'è alcuna situazione che preveda la revoca dell'abbonamento in caso di non utilizzo o di più cambi di nominativo. Il vostro abbonamento non ve lo toglie nessuno. E adesso parliamo gli abbonati che giocatori vedranno. Partiamo subito dalla situazione Zirze, che si sta un po' complicando, perché Kia non scende assolutamente dalle sue richieste. Sembra il Milan non ha parlato con nessuno qui a Milano. Doveva arrivare Kia, non è arrivato. Doveva arrivare Montesano, è arrivato per parlare col Monza, non col Milan, perché è in Inghilterra la sede dell'agenzia di Kia Europe Chan e bisogna andare là a parlare. Il Milan sta tenendo per adesso la sua linea. Qualcuno ha scritto che può arrivare a 8 milioni come commissione, non certamente né a 10 né a 15. Già mi sembra un bel salto di qualità a livello di decisioni, perché il Milan non è mai andato oltre i 3 milioni di commissioni. La parola commissioni fa venire l'orticaria ai dirigenti del Milan. Quindi il Milan, chi ha parlato ieri con i dirigenti del Milan, ha avuto questa risposta: noi vogliamo Zirze, contiamo di averlo con delle commissioni che riteniamo giuste. Se la gente non vuole assolutamente scendere dalle commissioni, oltretutto facendo quasi un dispetto al giocatore che ha un'offerta da 4,5, che gli piace, che vuol venire al Milan e ci tiene a venire al Milan, se la gente non vuole scendere da quelle commissioni, abbiamo già pronte le alternative. Ed ecco per questo Artem Oleksandrovic Dubic potrebbe essere questa. Qualcuno dice che piace all'Atletico e abbiamo come concorrente l'Atletico. È un giocatore intorno ai 35-40 milioni, cioè i soldi già, il denaro già previsto per l'acquisizione di Zirze. È un giocatore di 26 anni, potente, 24 gol l'anno scorso in Spagna. È proprio il centroavanti fisico, quello che proprio il centravanti d'area, il centravanti potente, il centravanti come lo immaginiamo noi, alto e fisicato, è bravo a segnare i gol. Quindi una tipologia diversa da Zirze, ma il Milan, forse mandando un messaggio anche alla gente, ha già pronte le alternative a Zirze. Tra ingaggio e tutto, il costo di 60 milioni, tra 40 più 15 più l'ingaggio, il Milan per Zirze non ha intenzione di pagarli. Vedremo come si evolverà la cosa. L'alternativa è Dubic, dunque giocatore ucraino
che ha giocato tanto nel Dnipro. Poi c'è un'altra, diciamo, suggestione. Oggi, come dicevo, è l'anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. Proprio nel mio pezzo ieri su Milan News ho detto che Silvio Berlusconi, a sapere che Rabiot con 7,5 te lo porti a casa senza pagare altro perché il giocatore in scadenza, lo prenderebbe non domani, fra un minuto. Mi hanno già detto il Milan, quando sono stato interpellato, il Milan ha detto no, non ci interessa. Qualcuno invece oggi ha detto che Rabiot non ha ancora deciso e che il Milan avrebbe mandato un'offerta superiore a quella della Juventus. Il Milan dice di no, quindi io vi do tutte e due le strade. Una che ci dice che il Milan ha offerto 7,5 mentre la Juventus si ferma a 7, l'altra che ci dice che il Milan non ha offerto niente e non gli interessa. Io mi illudo ancora che al Milan con 7,5 milioni si prende Rabiot, mi sembra non un regalo di Natale, di tutti i Natali, un ingaggio da 7,5 e basta. Io non riesco a capire come non lo si possa prendere subito, giocatore che ci può dare carisma, classe, stile, qualità, che può giocare nei tre, può giocare dovunque, ma un Milan con Rabiot, con davanti Zirze o Dubic, con Leao, ma io impazzisco l'idea che 7,5 milioni non si vada a prendere Rabiot. Chiaro che non sono soldi miei e il Milan decide le sue strategie, magari a Fonseca non piace. A proposito, dovrebbe esserci la prima conferenza stampa di domani giovedì è la prima conferenza stampa a mezzogiorno di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe annunciare quindi giovedì domani l'arrivo di Paolo Fonseca. Quindi queste le situazioni per quanto riguarda l'attacco, situazione magmatica, il Milan ha la sua alternativa e che peccato che non prenda, come un'occasione che mi fa impazzire, quasi come regalo al nostro presidente Silvio Berlusconi, che avrebbe preso quel giocatore lì, non oggi, non domani, subito. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.